Insomma, io sono qua, sono qui oggi e con me ci sono un po' di persone. Tra queste persone c'è anche Diego Porzio, alla mia destra come gli angeli custodi, le bodyguard, e alla mia sinistra c'è Davide Barbero. Perché ci sono loro? Perché tutti e tre avevamo un problema. Un problema che abbiamo trasformato in opportunità. Il nostro problema era che continuavamo a parlare di BIM. Continuiamo a parlare di BIM senza essere capiti e quindi questo, insomma, mi ha detto come facciamo? Nel senso, io vado negli studi, faccio consulenza e dico che devono lavorare con la metodologia BIM e poi dopo mi chiama il cliente e mi chiede se si può comprare il software BIM, eccetera. E la stessa cosa accade a Davide col suo lavoro che deve chiaramente interfacciarsi con altre aziende che lavorano in BIM, così accade anche a Diego. E abbiamo detto alla fine dobbiamo fare una cosa, dobbiamo fare la cultura di questo qualcosa e dobbiamo farlo dedicando il nostro tempo. Così nasce questo progetto che non ha scopo di lucro, è aperto a tutti i professionisti operanti nella Svizzera italiana che lavorano nell'ambito della progettazione, dell'edilizia, che sono interessati a questo tema, agli investitori perché chiaramente non si costruisce se non ci sono soldi. Quindi investitori sono benvenuti nel far parte di questo gruppo e attraverso il gruppo il nostro intento è di fare degli incontri periodici in cui si affronta una tematica legata all'avviamento all'interno del proprio studio, della propria azienda, della metodologia BIM e poi si termina con un dibattito, qualcosa di costruttivo, non è una formazione al 100%, ma comunque sono momenti in cui persone che fanno lo stesso lavoro e che si confrontano quotidianamente con le stesse problematiche hanno un momento di confronto. E in questo momento di confronto nessuno è competitor di qualcun altro, siete tutti uguali. Come posso dire, e si condivide in maniera costruttiva. Ecco. Sto parlando così a braccio, senza seguire un po' le slide, ma potete leggerle. Non so se Diego o Davide vogliono aggiungere qualcos'altro a quello che vi sto dicendo ora. Ecco, magari sulla metodologia in cui realizziamo questi incontri. Vi lascio un po' la parola. Non so se... Sì, vai Davide. Vai Davide. Sì, io aggiungo solo rispetto a quello che ha detto già tutto giustissimo Benedetta, quest'idea è nata un po' a seguito di un paio di incontri che abbiamo già avuto modo di avere l'anno scorso e inizio di quest'anno, quindi col primo incontro che vedete qua nella slide del 27 di febbraio. E dopodiché, appunto, con la situazione di lockdown, un po' prendendo spunto anche dagli insegnamenti dei paesi limitrofi che sono partiti subito a razzo a fare webinar, eventi comunque in forma non più live ma in forma remota, quindi utilizzando piattaforme come Zoom e altre, ci siamo organizzati, abbiamo costruito questo gruppo e iniziato a fare due o tre incontri, diciamo gestendoli un pochino come potevamo, poi per alcuni altri ci siamo avvalsi anche della collaborazione di diversi professionisti, anche provenienti da realtà estere, da paesi limitrofi, ma non solo. E poi l'idea era quella di riuscire finalmente, terminato il lockdown, a tornare parzialmente a fare degli eventi live, era l'intento anche Però oggi, per oggi, già. purtroppo poi le cose sono andate diversamente, siamo riusciti in pratica in 2 giorni comunque a non buttare via il tempo sia nostro che avevamo dedicato che quello di chi interverrà da qua a pochi minuti, che ormai diciamo si era programmato, aveva già lavorato anche le presentazioni, ce l'aveva anche già iniziato a condividere, quindi ecco, questa qua è un po' l'idea di oggi e poi ecco appunto come giustamente vedete in rosso in fondo ci sono già Le l'idea, coordinate, sì. le date per il prossimo incontro, in teoria se tutto va bene, incrociamo le dita, ci dovremmo appunto incontrare qua presso B-Space.
Vedremo come. E berci anche un aperitivo, magari, insieme.